Nel calcio inglese chi indossa la fascia di capitano ha una responsabilità importantissima. Non è solo un leader, ma anche l'uomo spogliatoio, quello che fa da collante tra la squadra e i tifosi, tra la squadra e la società. Ma soprattutto chi indossa la fascia di capitano vale più di una coppa o di un campionato. E in Italia è la stessa cosa. Ecco perché oggi vi portiamo alla scoperta di un ruolo meraviglioso, quello del capitano, con chi? Beh, il numero uno, Nello Parisi. Benvenuti a Legends. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Il ricordo più importante è l'esordio in A con il Napoli. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Ma diventare leggenda solo per pochi. Capitano Nello, ma ti chiamano tutti così da sempre? Ma è una bella sensazione. Anche se ormai ho dimenticato, l'altra volta guardavo le foto, mia moglie gli è venuta in mente di mettere qualche foto di quando giocavo. Non ricordo più niente, sono così preso dal nuovo lavoro e mi affascina così tanto che adesso ricordo poco, sembra una cosa lontanissima. Però solitamente quando uno spogliatoio, al di là poi dell'allenatore della società, sceglie un capitano è per determinate qualità, perché ha le spalle grosse per prendersi responsabilità. Sì. Ho anche così maturo da parlare sempre e dire sempre la verità. Io penso che uno degli errori che mi sono portato dietro nella mia carriera da calciatore, forse da giovane, è proprio il fatto di voler dire sempre la verità. A volte dire sempre la verità non è una cosa giusta e non è neanche una cosa intelligente. Nel calcio soprattutto? Sì, nel calcio soprattutto, ma io penso un po' in tutti i settori, nella vita in generale, le persone intelligenti contano prima di parlare. Senti Nello, partito dall'Avellino, insomma, vicino casa, a due passi da casa, giovanissimo, centrale, terzino destro, insomma, sei partito dalla Campania, iniziando come sempre in difesa, ma ti trovi meglio al centro o al destro? Meglio al centro perché sono un difensore dei vecchi tempi, quelli che ormai non si trovano più nell'epoca, adesso è il 2020. Mi piaceva giocare più al centro, però ero molto veloce, rapido, allora molte volte mi spostavano da terzino a Foggia, soprattutto con Delio Rossi. Voleva che facessi un po' più il terzino, ma non avevo le qualità tecniche per esprimere il terzino, soprattutto dei giorni d'oggi. Senti Nello, a proposito di Foggia, perché mi ha fatto venire in mente subito qualcosa, lì c'è stato il tesoro di Serie A. Sì, sì, me l'hanno fatta solo sentire, annusare. Ma anche in questo, guarda, è stato giusto così, non avevo le qualità, non ero ancora maturo calcisticamente per poter giocare già in Serie A, era forse un passo troppo grande per me e adesso che è passato tutto me ne rendo conto che la maturità calcistica poi l'ho conseguita più negli anni, quando sono arrivato qui, nei 25-26 anni, dopo il primo campionato vinto con Sonzogni, lì ho iniziato un po' a capire un po' cos'era il calcio, come bisognava sfruttare le mie caratteristiche. Era un Foggia forte però, c'era un giovane di Biagio, Golivanov, e poi c'era un allenatore, il re della zona totale, forse uno dei precursori dei nuovi... Lo conosci? Hai visto? Ho studiato? Hai studiato chi? Catuzzi? Bravissimo, hai studiato veramente. Bravo. Non tutti sanno nel calcio che l'anno che Catuzzi ha fatto 94-95 col Foggia e per nostra sfortuna siamo retrocessi, ma tutti gli affoggi che avevano visto Zeman per parecchi anni dicevano che il mister Catuzzi era ancora forse più completo di Zeman, perché oltre ad aver preso tutta la fase offensiva di Zeman, lui aveva abbinato poi grande attenzione nella fase difensiva, nella fase tattica. Lui, adesso che suo allenatore lo posso dire, era troppo buono per fare l'allenatore, troppo gentile, un signore troppo distinto, e diciamo che la retrocessione è stato più un evento portato dalla troppa sua
gentilezza nello spogliatoio, qualcuno ne ha approfittato, degli esperti, ed ha sbagliato anche loro immaturi, pensando di poter poi gestire a modo nostro. Noi fine girone d'andata eravamo quarti o quinti in zona UEFA, andavamo alla grande, fortissimo, nel momento in cui hanno voluto gestire un po' a modo loro e il mister, devo dire la verità, poco polso, non è riuscito a tenere, ma grande preparazione, un allenatore veramente completo, alcune cose che io riporto in campo da allenatore le ho imparate con lui. 4-3-3 e schemi alla lavagna? Tanto schemi alla lavagna, e da lui ho imparato proprio da queste riunioni schema alla lavagna, la pressione dell'interno del 4-3-3 sul centrale della difesa avversaria. Non so chi si è preso il merito, Catuzzi la faceva nel 94-95, perciò chi si prende il merito adesso è arrivato tardissimo. Senti Nello, come giochi tu invece adesso? 4-3-3 pure tu? Ma ho giocato in tutti questi anni il 4-3-3, negli anni, già all'inizio, non avevo una passione per un modulo ben preciso, e sono stato fortunato perché si vede che sono uno degli allenatori moderni che ormai il modulo non conta più. L'interpretazione. È l'interpretazione, i principi che tu alleni, che porti in campo, perfino alcune soluzioni d'attacco che vediamo anche in questi grandi club e anche le grandi squadre portate da grandi allenatori, si possono sviluppare con qualsiasi modulo. Ciò non conta molto. Ma noi siamo capaci, come qualcuno dice sempre, modello Ajax, modello inglese, ma siamo capaci anche noi a insegnare calcio? Sì, noi siamo forse gli allenatori e il popolo con più allenatori bravi e preparati in tutto il mondo. Il nostro problema è che mettiamo sempre davanti il nostro ego allo sviluppo, poi al lavoro, e al trasmettere le nostre qualità. Anche l'allenatore bravo entra in campo e invece di insegnare quello che vuole portare, la sua esperienza e le sue qualità, si mette più in mostra col chiacchierare, diventa un oratore in campo o fuori. E forse c'è troppa pressione, c'è troppa la necessità di raggiungere, quasi ossessiva, il risultato. Sì, lì parlavo di un allenatore di settore giovanile, poi la problematica nei grandi è proprio questa, la mia paura prossima sarà proprio il fatto di passare con i grandi e non avere più questa tranquillità di lavorare, perché c'è il risultato che ti pressa e ti sta sempre addosso. Però chi fa bene e chi è convinto del suo lavoro, mi viene in mente De Zerbi, alla fine ottiene il risultato ugualmente. Anche Juric, che era partito insomma non benissimo qualche anno fa. Senti Nello, era il capitano Parisi, il faro, insomma l'uomo a cui aggrapparsi nelle difficoltà in campo, ma era anche l'uomo delle promozioni, col Cosenza e col Crotone. Sì, sì, io mi vanto di essere uno dei giocatori che ha vinto più campionati al Cosenza. Io ho giocato in tutte le categorie col Cosenza, ho segnato in tutte le categorie col Cosenza e ho vinto più campionati di tutti, ovviamente, anche perché penso di aver fatto un po', forse più anni di tutti, ho fatto 10 anni, 12 anni, non ricordo neanche bene preciso gli anni. A Crotone con Cucureddu? A Crotone sono stato un anno in prestito con Cucureddu e abbiamo una squadra stellare, anche lì grande cavalcata, grande vittoria. La prima promozione del Crotone dalla serie C alla Serie B. Esatto. Sì. Nello, invece è difficile litigare con te, io ti conosco da. Ho la fortuna di conoscerti da tantissimo tempo, chiacchieriamo, sorridiamo. Però poi prima hai detto, sai, ho un viziaccio, quello di dire la verità. Sonzogni ti adorava. Mutti meno, o era la sensazione che c'era all'esterno? Non avevi un bel rapporto con Mutti? No, era la sensazione all'esterno, no? Sono stato un figlioccio anche di Mutti. Sì. Nonostante, ecco, vedi, Mutti ha dimostrato, è una qualità che a me è piaciuto tanto, grande valutazione delle proprie scelte, perché io l'anno che sono andato a Crotone e ho vinto il campionato,
devo ringraziare Mutti che non mi ha mai convocato quell'anno nel 99, era il 99-2000, non mi convocava, era la prima volta che mi capitava nella mia carriera, eravamo in tanti, perché mi ricordo che fuori rosa ci allenavamo allo stadio, io, Portanova, Falcioni, eravamo una banda, eravamo tanti giocatori quell'anno, lui aveva difficoltà nelle scelte e lui non mi convocava e io sono andato a Crotone. L'anno dopo, con lo stesso allenatore, con Mutti, mi ha fatto giocare 30 partite. Grande ripensamento e persone intelligenti, come dicevo prima, non decidono solo quella cosa e basta, ma ci riflettono e magari cambiano anche idea. Nelle tue tante avventure a Cosenza, forse la peggiore, non so, mi dirai anche se la peggiore della tua carriera, io suppongo di sì, ma probabilmente mi smentirai, nel 2003 quella maledetta retrocessione, quell'annata che poi ha portato dal campo al tribunale il Cosenza, sì. Il fallimento inevitabile. Per me poi è stata doppiamente dura e difficile come annata, perché venivo da un infortunio al ginocchio, volevo giocare a tutti i costi e velocemente perché volevo dare una mano alla squadra, ma non stavo bene, tanto è vero che ho fatto fatica anche l'anno dopo in Lega Pro 2 a giocare con Ravenna, perché facevo proprio fatica a rimettermi in moto a 30 anni, un infortunio che al ginocchio che sembrava una stupidaggine, invece poi è stata una bella cosa seria, ci sono voluto 2-3 anni per ritornare a giocare un po' come si deve. Peggiore stagione della mia carriera, anche quella dopo non è stata facile, soprattutto perché da fuori, secondo me, per me è stata ancora più dura, perché era già il 7º-8º anno che ero qui a Cosenza, avevo tanti amici e vedere il Cosenza retrocedere senza poter far nulla è stato peggio. Avrei voluto partecipare in campo e dire che è stata pure colpa mia, ho giocato male. Non ce l'abbiamo fatta e invece non è stato così. Tra l'altro star fuori quando una squadra e una società stava scivolando verso il baratro forse proprio... Sì. Purtroppo si fanno degli errori e all'epoca il presidente e il direttore fecero tanti errori di valutazione, anche in buona fede secondo me, perché mi ricordo che alla fine finimmo l'annata con 30-40 giocatori, perché a gennaio ricomprarono tantissimi giocatori dal Brescia, arrivarono 3-4 giocatori, spesero soldi incredibili, Mondonico che prendeva un ingaggio altissimo, mi sembra che fu il terzo allenatore richiamato, io lì, perciò anche in buona fede, ma di solito si fa più confusione che altro. Terzo ritorno a Cosenza, quarto ritorno a Cosenza, ma è possibile che Cosenza non sia stata senza Parisi e Parisi non sia stata senza Cosenza? Sì, la cosa mi preoccupa adesso da allenatore. No, scherzo. No, la verità è che io tentavo sempre di ritornare qui ogni volta e il Cosenza per le categorie, perché poi erano categorie più basse, bisogna dire la verità, aveva bisogno di giocatori esperti che portassero avanti, ecco, quello che manca un po' nelle nuove squadre, nelle nuove società, qualcuno che tenesse veramente ai colori e desse un'impronta appena arriva il nuovo dentro lo spogliatoio, e dire bene, sei arrivato, vedi che a Cosenza la mentalità è questa, io sono cosentino, se ti serve qualcosa qua a Cosenza chiedi a me, ci abbiamo tanti amici, le persone sono così, sono tutte per bene, l'importante è sudare la maglia e diciamo a loro serviva uno che accompagnasse tutti questi giovani che arrivano nelle squadre. Forse quello che è questa squadra di adesso, forse ha capito un po' dopo, perché magari adesso ho visto una cosa bella che ha fatto il presidente Guarascio, e mettere in panchina oltre a Roberto ho visto tutti gli allenatori del settore giovanile che sicuramente danno questa impronta, no? Di legame col territorio. È un po' quello che si rincorre anche nelle grandi società come il Milan e i milanisti, insomma un po' quella cosa lì al Barcellona ad esempio. Capitano, silenzioso e coraggioso come la grande leggenda che hai sulla maglia, ma mi racconti un aneddoto dello spogliatoio, perché di Nello Parisi davvero gossip zero, perché sei stato forse il calciatore anti-lustrini e paillette, sì. Rispetto insomma ai calciatori che oggi sfoggiano macchinoni, orologi e chissà cosa.
stato casa e chiesa, casa, campo e chiesa. Ma me lo racconti un aneddoto che non mi ha raccontato a nessuno? Mai. Qualcosa di particolare? Di particolare nello spogliatoio, tanti. Nello spogliatoio sono successe tante cose. Tante cose, sia brutte che belle. Sicuramente molte di più le cose belle, perché nello spogliatoio capita di tutto. Tu prima dell'allenamento, mentre ti vesti e ti prepari, ti succede sempre l'impossibile. Ricordo con piacere l'anno che abbiamo fatto in Serie D, il primo anno di Guarascio, perciò 2012 penso, c'era la moda di questi video nello spogliatoio. Io ero il regista sempre, perciò vedi l'aneddoto, tu dici non si vedeva mai te che facevi casino, perché, ma io, perché ero dietro che registravo, perché ero già grandicella, allora c'erano tutti questi giovani, ricordi questi video che all'improvviso da un comportamento normale poi c'era caos, facevano tutti costi e musiche sotto, mi ricordo Arcigliacono, Marano, Pietro Variale. Sì, anche questo stai parlando di qualche anno prima, Dante De Rose, sì, anche l'anno, altro ricordo dello spogliatoio carino, l'anno di Toscano che c'era Stefano e Alessandro Ambrosi, tanti non sanno che un Natale, ecco vedi il capitano, non sanno, tanti non sanno che un anno sono andato a un carnevale travestito con Stefano Ambrosi da donna. Gente, cioè c'erano i ragazzi giovani giustamente che non ci riconoscevano, no? Perché in un locale, perché Alessandro Ambrosi si era messo in testa che dovevamo fare serata, nessuno voleva andare con Alessandro perché era un buzzurro, un burino, capelli biondi fino a qua, sembrava cosa, il vichingo lì, sì, Conan. E nessuno voleva andare, allora lui incazzato per 2-3 giorni, è possibile questa squadra, che gruppo, bene, vengo io. Mia moglie neanche usa adesso, vedrai nell'intervista che noi siamo andati in giro, una vergogna incredibile, per fortuna nessuno, bene o male, ci ha riconosciuto. Vedi da capitano cosa mi è toccato fare, anche questo, a secondare tutti. Certo, bello. Appesi gli scarpini al chiodo, hai iniziato ad allenare giovanili, tuttora insomma alleni giovani di un club prestigioso, ma ti manca questa prima squadra? Sei pronto? Cioè, hai preferito fare la gavetta? Hai rifiutato? Io so che hai rifiutato, adesso non lo direi mai, ma magari lo dico io per te. Hai rifiutato anche delle panchine, anche in Lega Pro, per continuare a lavorare con i giovani. Scelta perché hai necessità di fare gavetta, perché ti trovi meglio con i ragazzi, non sei ancora pronto? Allora, all'inizio la scelta è stata fatta perché non mi sentivo ancora pronto e mi mancava un pezzo, perché dopo aver fatto tanti anni di carriera tu finisci da giocatore con aver assunto tante informazioni collettive e questo mi ha portato ad avere una grande conoscenza degli allenamenti collettivi, ma non a livello individuale, avevo perso un po' tutte le radici, gli insegnamenti della tattica individuale, la tecnica individuale, i dettagli. E allora volevo passare prima tra i giovani perché pensavo di poter fare una ripetizione di tutti questi argomenti. Così è stato, poi negli ultimi... Quest'anno e l'anno scorso stavo pensando di passare in prima squadra, però onestamente le offerte che ho avuto di alcune squadre di Lega Pro non mi piacevano i progetti, e come tu ben sai, cominciare bene è importante nella carriera, un po' in tutti i settori, ma ancora di più da allenatore. Non mi posso permettere di arrivare in prima squadra e fare un flop, perché poi dopo perderesti troppo terreno. E voglio iniziare in un progetto serio dove ti danno un po' di tempo per lavorare e per portare avanti le tue idee. Senti, il mondo si divide, gli allenatori adesso un po' come avevano una volta in Argentina, no? I risultatisti e i giochisti. Nello Parisi dove si colloca? Io sono in mezzo. Sono in mezzo perché, essendo un esperto del settore nel calcio, so che non mi posso permettere né di... anche perché io ho un pensiero, non bisogna essere mai integralisti, né in un senso né nell'altro, in tutti gli argomenti.
Io sto giusto nel mezzo. So giostrarmi nel mio settore, conosco bene come funziona il calcio, conosco benissimo come funziona la prima squadra, i risultati, però voglio portare avanti anche la mia idea di calcio e di gioco, che sono convinto che andrà bene. Hai raggiunto tanti record dell'ultima, tanti obiettivi, ce l'hai un rimpianto nello Parisi? Ebbene, quello più importante è di non essere arrivato in Serie A col Cosenza. Quello sì, l'impianto più grande, e poi volevo finire la carriera qui a Cosenza e mi è stato tolto un po' questo premio, diciamo, alla carriera, che però anche queste sono cose che do la colpa anche a me stesso. Aspetta qualcun altro, magari ci sarebbe in Serie A col Cosenza e partire. Magari, mi farebbe piacere più per il Cosenza, io in Serie A ci arrivo sicuro. Grazie Nello. Grazie. Ringraziamo il capitano Nello Parisi e noi ci vediamo alla prossima puntata di Rockets.